Salve amici, oggi vedremo come si smonta e come si rimonta una Colt Army 1860 calibro 44 ad avancarica. Eccola qui. Nella fattispecie oggi abbiamo una replica di Uberti, un bellissimo esemplare, eccolo qui in tutta la sua bellezza, una linea filante bellissima, slanciata. Ecco, adesso procederemo adesso allo smontaggio, un'operazione molto semplice. Vedrete che è molto semplice. Bene, a fra poco amici. Per prima cosa togliamo la canna da revolver, quindi facciamo in questo modo, allentiamo il cuneo, mettiamo a mezza monta e la canna viene via, eccola qua. A questo punto togliamo il tamburo e possiamo togliere i luminelli. Con l'apposita chiavetta togliamo i luminelli per un'accurata pulizia. Eccoli qua. Quindi questa è un'operazione che richiede qualche istante. Togliamo tutti per poi procedere ad un'accurata pulizia per eliminare eventuali residui dello sparo della polvere nera. Questa è un'operazione che si consiglia di fare dopo ogni seduta di tiro, che è importantissimo avere i luminelli ben puliti affinché la fiammata dell'innesco possa passare tranquillamente sulla camera di scoppio. Ecco qua, un'operazione comunque semplicissima. Ecco qua. Il tamburo adesso è libero, non ci sono più gli inneschi. I luminelli, eccoli qui. Adesso procediamo a smontare il revolver. Quindi la prima operazione che facciamo, smontiamo l'impugnatura. Attrezzatevi con un giravite di giuste dimensioni per le viti affinché non si rovinino, perché è molto facile rovinare le viti se non si hanno gli attrezzi idonei. Quindi, liberiamo la fascetta che tiene l'impugnatura. Dopodiché potremo accedere alla molla del cane, quindi sempre con un apposito giravite liberiamo la molla del cane. Ok, quindi abbiamo tolto la molla del cane, adesso togliamo il pistoncino che aziona la leva di rotazione del cane. Quindi adesso procediamo allo smontaggio del sottoguardia per poter accedere al meccanismo interno del revolver. Togliamo le tre viti che tengono il sottoguardia, che in questo caso è di ottone. Ci sono versioni che hanno il sottoguardia in acciaio. Ecco qua. Adesso siamo nel cuore dell'arma. Questo è il meccanismo dell'arma. Quindi per prima cosa togliamo
la molla. Ecco qua. Togliamo la molletta. Ok. Quindi liberiamo liberiamo il grilletto. Adesso togliamo il cane. Ecco qua. Abbiamo praticamente smontato tutta l'arma. Questo è il fusto dell'arma. Quindi adesso, naturalmente, laddove c'è bisogno, si pulisce tutta l'arma. Okay. Bene, eccoci qui per rimontare la nostra arma. Vi ho risparmiato la fase di rimontaggio dei luminelli con l'apposita chiave, che è un'operazione semplicissima, quindi per guadagnare un po' di tempo li ho già rimontati. Quindi adesso procediamo a rimontare la nostra arma. Quindi la prima operazione che andremo a fare, montiamo il cane. Okay. Bene. Dopodiché andiamo a posizionare Adesso possiamo mettere il grilletto. La nostra molla a lamina che andrà a essere posizionata sul dentino del grilletto, così. A questo punto possiamo montare il sottoguardia. Ora posizioniamo la molla del cane. Benissimo. Rimontiamo il pistoncino con la molla a spirale.
nel suo alloggio e montiamo l'impugnatura. Posizioniamo la vite del sotto. Perfetto, la nostra arma praticamente è rimontata. Mettiamo un filino d'olio sul perno del tamburo, ok. Armiamo leggermente il cane, di modo che si abbassa la linguetta, di modo che il tamburo può girare libero. Lo posizioniamo, ok, riposizioniamo la sua canna, benissimo, ecco qua, la nostra arma è perfettamente funzionante. Cari amici, eccoci, quindi come avete potuto vedere è stata un'operazione di pochi minuti, sia lo smontaggio sia il rimontaggio della nostra arma, eccola qua. Adesso rimontata e funzionante come prima, quindi non mi resta che invitarvi a fare un salto sulla nostra pagina Facebook Western Cult. Ciao a tutti e alla prossima, ciao!